Benvenuto qui su Radio Roma Capitale. Salve, buonasera, grazie dell'invito. Allora, intanto parliamo subito della situazione dei trasporti, quella uno dei problemi che sta più a cuore appunto a tutti noi cittadini di Roma che ci muoviamo soprattutto col trasporto di superficie. Ci sono novità, come vi state muovendo e che farete nei prossimi tempi? Paolo Ferrara. Beh, noi abbiamo già dato un impulso importante, abbiamo investito 430 milioni di euro nei prossimi 3 anni sul trasporto pubblico, per cui abbiamo dato un segnale molto importante. Sono stati già acquistati 15 autobus, ne stanno arrivando 175 che presto saranno disponibili, per cui autobus nuovi per la città che i cittadini potranno prendere, per cui i servizi più adeguati. Ci stiamo muovendo a 360 gradi sul trasporto pubblico, stiamo facendo corsie preferenziali in modo da permettere a questi mezzi di essere più veloci per la città, e per cui diamo allo stesso tempo servizi più rapidi ai cittadini. Abbiamo bisogno di un po' di tempo, insomma sono passati 6 mesi ma già abbiamo messo in campo moltissimo. Ecco, rispetto proprio a questo c'è questo problema legato soprattutto a Roma TPL, fra le altre cose è stato annunciato per domani uno sciopero, ecco, si riuscirà anche a risolvere questa tematica, questo problema e una volta per tutti insomma far funzionare il sistema delle aziende che hanno dei subappalti rispetto al trasporto pubblico, quindi problemi però che vengono dal passato. Ovviamente. Ecco, su questo vi state muovendo, Paolo Ferrara. Sì, assolutamente ci sono problemi più importanti, molto più importanti, con difficoltà sicuramente più importanti, anche in questo che stiamo muovendo, con l'assessore comunque alle partecipate, con l'assessore Meleo, l'assessore dei trasporti di Roma, per cercare di dare impulso anche a queste situazioni che necessitano di un tempo maggiore di particolare attenzione da parte del Movimento 5 Stelle. Ma lo stiamo facendo, guardi, con attenzione su ogni ambito che riguarda comunque il trasporto pubblico locale. Ecco, e poi invece parliamo di servizi sociali, perché si sta andando verso il piano sociale cittadino, ci sono stati questi incontri, ieri c'è stato quello a Corviale con Roma Ascolta Roma per arrivare finalmente al piano sociale cittadino. Ecco, su questo è comunque un'iniziativa importante, cos'altro ecco, ci dobbiamo aspettare, cosa si sta organizzando come Movimento 5 Stelle? Paolo Ferrara. L'amministrazione ha dato 39 milioni di euro per il sociale, ridistribuiti per i municipi, ma non solo, abbiamo fatto partire finalmente l'ascolto dei cittadini con una Roma Ascolta Roma, il piano sociale, cosa che non era mai successo a Roma. L'assessore sta girando i municipi e sta ascoltando la cittadinanza per cercare di dare servizi adeguati. Quei 39 milioni di cui parlo serviranno per l'emergenza ai disabili, per il discorso legato comunque ai minori, agli anziani. Stiamo dando una risposta concreta al territorio, non solo con risorse ma anche con l'ascolto, che secondo me è molto importante, cosa che in questa città non è stata mai fatta, per cui i segnali ci sono e sono molto importanti in questo senso. Ecco, Paolo Ferrara, sono 7 mesi che siete insediati in Campidoglio, dovendo tirar le somme, un duro lavoro, ecco la strategia per il futuro, in consiglio come vi state muovendo. Paolo Ferrara. Sì, sicuramente è un duro lavoro per quello che ci hanno lasciato le precedenti amministrazioni, ma non ci siamo arresi. Pensi, abbiamo approvato il bilancio nei tempi utili, unica grande città in Italia che l'ha fatto con una primalità di 15 milioni di euro, che sono risorse vere che entrano nelle casse del Comune di Roma. Ma questo ci permetterà ancora di più di poter fare appalti veri, nel senso che possiamo investire tutte le risorse e programmarle, per cui le buche a Roma le passeranno le migliori ditte finalmente. I 7 mesi sono serviti naturalmente, perché è un tempo tecnico per fare queste gare, mentre prima erano previsti come già appalti diretti agli amici degli amici, insomma. Quindi insomma siamo a seguire il vostro lavoro. Io ringrazio il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Paolo Ferrara, per essere stato grazie con noi in diretta. Grazie dell'invito.